Un sorriso prima di salire. Saluto? Un saluto! Giustamente, la prima volta che mi dite sul palco, ma qui è per lo scuola. Ah, è già un suono! Dai Luca! Avete ricevuto già, siete venuti dalla scuola? Guarda Gabri! Grande Gabri! E Jonathan! Luca, guarda qua! Sia la sezione Corona Capitale che il dossier, perché abbiamo lanciato questa iniziativa quest'anno di fare il telegiornale nazionale delle scuole italiane. Allora i ragazzi, noi facciamo questa edizione settimanale in maniera particolare, tutte le redazioni diventano corrispondenti locali, non è che ci arriva il solito video mandato dai ragazzi, ma sono dei veri e propri servizi come corrispondenti del telegiornale di altre scuole. C'è stata una risposta alla grande e abbiamo avuto dei servizi veramente particolari. Noi strutturiamo l'edizione del telegiornale in base ai videoservizi che ci arrivano. Sono ragazzi che hanno trattato argomenti particolari. C'è stato gli amici di Serbia che hanno trattato l'integrazione degli studenti stranieri nelle scuole italiane, è stato un ottimo servizio. Ci sono gli amici di Genova che sono infilati come corrispondenti in un corteo durante una manifestazione sulla riforma del ministro Gelmini e dall'interno del corteo, no, Danino, quello è Grassi Salute. Scusate, mi sto perdendo. Sempre di cui è stato. Danino hanno fatto, i ragazzi hanno fatto una mia intervista tipo ieri alla professoressa Danino e alla sua collega, che è meraviglioso.
Io poi ricordavo il Grassi di Savona che si era infilato in un corteo per fare uno di questi servizi. Allora, sono ragazzi coordinati dai loro docenti che hanno saputo dare valore a quello che chiamano l'informazione dal basso. L'informazione dal basso che dei giornalisti non professionisti raccontano la cronaca senza essere condizionati. Quindi diciamo un racconto vero. Grazie per i servizi che ci avete inviato perché sono stati veramente belli e ci hanno dato l'opportunità di poter spiegare alle altre scuole come fare. Prego. Ok, musica. Suspense. Premio nazionale giornalista per un giorno. Vince per la sezione cronaca locale del TG24 di Alto Scuole. A fare delle riprese che hanno fatto un servizio in una strada che all'improvviso Murelli è stato, se vi collegate al vostro sito, lo vedete nel telegiornale, vedete che è un servizio di denuncia fatta in maniera molto ironica, solo come i ragazzi lo sanno fare, nonostante l'ironia hanno denunziato uno spreco pubblico. Siete stati veramente in grado, non diciamo. Grazie ragazzi, grazie a tutti, complimenti. Su.